Il 2016 di Pergolese Porto d'Ascoli inizia con una sfida d'alta classifica in condizioni atmosferiche complicate che hanno reso il manto erboso molto pesante. La Pergolese ha chiuso l'anno solare con un punto in quattro partite che l'hanno allontanata dalla zona playoff. Anche il Porto d'Ascoli non ha chiuso il 2015 al meglio, perdendo con la Forza Empronese e facendosi raggiungere dal Cerreto in classifica. Entrambe le squadre quindi sono in cerca di rivalsa, ma a rendere più difficili le cose una copiosa nevicata accoglie le due squadre in campo. È la Pergolese ad abituarsi subito al campo e quindi a creare i primi pericoli. Al quarto è Vitali Cristian da calcio piazzato ad impensierire Cinaglia, che respinge sui piedi Cinotti, che si sistema la palla, ma il numero 10 calcia al lato. La neve aumenta e le condizioni peggiorano. Emblematico di ciò all'ottavo è Cinaglia, che in presa bassa si lascia sfuggire il pallone, ma Carbonari non riesce ad approfittarne. Al dodicesimo l'episodio che cambia la partita. Carbonari dentro l'area salta con una finta due avversari. Alla disperata accorre Nepa, che però stende il numero 7, rigore e cartellino rosso. Sul dischetto si presenta Cinotti, che spiazza Cinaglia, 1-0 per i padroni di casa. La neve diminuisce, ma la pressione della Pergolese non cala. Al 23esimo è Carbonari a servire il riservato, che a tu per tu con Cinaglia calcia sul portiere, sciupando il 2-0. Doppio vantaggio che però arriva alla mezz'ora del primo tempo. Calcio d'angolo di Morganti, pallone che in qualche modo passa e arriva a Carbonari, che di sinistro trova il 2-0 dentro l'area piccola. 2-0 che sembra chiudere la partita quando le due squadre vanno al riposo. Al rientro le due compagini trovano un tiepido sole ad accoglierle, ma il copione della partita sembra non cambiare. È sempre la Pergolese infatti ad attaccare e al quinto è Cinotti a sfruttare un rimpallo favorevole ad entrare in area, ma Cinaglia devia in angolo la conclusione dell'attaccante casalingo. Calcio d'angolo che viene battuto da Morganti, pallone che passa nuovamente e trova ancora Carbonari che calcia. Questa volta Cinaglia para, ma sul pallone vagante respinto dal numero 1, il più lesto, è sempre il numero 7 della Pergolese che segna la rete del 3-0. Il Porto d'Ascoli non ha la forza di reagire, anzi subisce ancora l'iniziativa della squadra locale, che prima con Carbonari e poi con Anastasi vanno vicini alla rete del 4-0. La Pergolese torna quindi al successo dopo quattro partite e si rilancia per la corsa playoff. Mentre per il Porto d'Ascoli questa è la seconda sconfitta consecutiva ed è chiamata all'immediato riscatto sabato contro il Loreto per allontanare la parola crisi.